Tutti amici di Everyeye, un salutone dal vostro Green. Abbiamo la player review del giocatore che ha deciso la finale dei mondiali, ovvero Mario Götze. 87 di overall per lui, posizione di attaccante. Potete usarlo anche nel suo ruolo naturale con due cambi, quindi da COC. Io l'ho usato come AT in un falso 9. Dunque, 87 di overall, dicevamo, 4 stelle piede debole, 4 stelle mossa abilità, work rate medio-medio. Com'è questo Mario Götze? Intanto, non è velocissimo, 84 di velocità, che sono 85 accelerazione e 84 sprint, è una buona velocità quando lui è già in piena corsa, perché altrimenti a partire ha lo scatto che non è molto rapido, ragazzi, per cui attenzione. Controllo palla e dribbling, controllo palla 95 e dribbling 96, grandissimo dribbling, con le 4 stelle abilità veramente fate quello che volete. Controllo palla mi ha un po' deluso, nel senso 95 controllo palla, mentre ce l'ha fra i piedi, ok. Spesso e volentieri al primo tocco di pallone o se l'allungava troppo o la toccava male, cosa che da uno con 95 controllo palla non ti aspetti. Passaggi, allora, grande visione di gioco, 86 nella visione di gioco, grandissimi passaggi corti, perché questo 94 nei passaggi corti si sente tutto, 82 nei passaggi lunghi, che sembra molto di più, forse perché coadiuvato dalla visione di gioco vi permette veramente di fare dei lanci lunghi eccezionali, proprio sui piedi del vostro compagno di squadra. Fisicamente è un giocatore che a volte resiste anche abbastanza bene ai contrasti, con questo 92 agilità, con questo 91 di equilibrio. Poi un 99 in riflessi, questo 69 nella forza fisica che a volte sembra un po' di più, altre volte magari quando vi trovate veramente il colosso contro non c'è niente da fare. Il tiro mi ha sorpreso positivamente. 96 effetto, si sente tutto. 91 finalizzazione è un valore eccezionale. 80 nei tiri della distanza e potenza tiro 84. Forse la potenza tiro è quello che mi ha sorpreso più di tutti perché ho fatto dei tiri anche da fuori area. Un po' sbilanciato, comunque di potenza, e ho fatto dei bellissimi gol, per cui la potenza tiro sembra un po' di più, forse grazie proprio a questo 91 nella finalizzazione che gli permette di inquadrare benissimo la porta in ogni occasione. Detto questo, ragazzi, allora com'è questo Götze International Man of the Match? È un ottimo giocatore in questo ruolo qui. Secondo me è fantastico come COC, come attaccante non lo userai tanto. Ha dei grandissimi passaggi, fa dei grandissimi inserimenti e ha un tiro ad effetto veramente eccezionale. Il controllo palla mi ha stupito un po' negativamente parlando. Se devo dirla tutta, secondo me non è che lui valga 2.600.000 crediti. Perché allo stesso prezzo magari ci sono altri giocatori che in game forse rendono meglio e costano molto meno. Allora, ricapitoliamo, abbiamo detto. Grande tiro, grandissima visione di gioco e passaggi, la velocità è un po' così così, il colpo di testa è inesistente, signori, il tiro, grandissimo tiro d'effetto, la potenza vi stupirà, grande finalizzazione, ottime le 4 stelle sul piede debole, soprattutto per i passaggi, ottime le 4 stelle sulle skill, il work rate medio-medio lo fa salire e scendere abbastanza insieme all'azione di gioco. Per cui buonissimo giocatore, ma ripeto, secondo me non vale 2.600.000 crediti. Questa è la review, ragazzi. Fatemi ovviamente sapere cosa ne pensate. Mi raccomando, noi ci vediamo al prossimo video. Come sempre, stay barba, stay qualità. Ciao belli!